oggi il primo svuota la spesa. E benvenuti nella nostra cucina virtuale. Sì, un video di quelli oggi belli, divertenti, uno di quello che veramente tu dici ma perché con questo mi caldo. Mi sono resa conto, proponendolo a Gabriele, che è un video molto femminile questo. Diciamo che per spiegarglielo ci sono state 3 ore e fino alla fine non ha capito di cosa si trattasse. Lo svuota la spesa è un video in cui si fanno vedere gli acquisti di spesa, appunto. Oggi è un vuota la spesa Lidl e Ikea. E lui non capiva il senso di questo video, ma è per scambiarci le idee. Bene, quindi allora, sarà un vuoto alla spesa, una cosa piacevole per le donne, ma sicuramente uno sfrangimento di marron glacé per noi maschietti. Benissimo, cominciamo per favore con gli acquisti fatti alla Lidl e cominciamo con i freschi. Periodo caldissimo, come vedete mi sto liquefacendo davanti a voi, quindi periodo di grandi insalate. Io trovo buonissime queste insalate della Valle Ricca, della Lidl, costano 1 euro circa ciascuno e ho preso 3 varianti. Buonissima, butta un po' sull'amarognolo, questa misto sottile, ma è anche la più croccantina, molto buona, la classica rucola e la dolcissima e buonissima valeriana. Tutte e tre quanto sono costate? Tutte e tre finiranno presto nelle nostre insalatiere. Insieme a 1,39 euro i pomodorini piccadilli, ben 3 scatolini. Tu stai solo qui o fai vedere anche le cose? Ecco, 3 scatolini, questi sono buonissimi, in questo periodo li sto preferendo anche al padrino, non chiedetemi perché, forse perché sono un po' più succosi. Poi, allora, continuiamo con frutta e verdura, con rimprovero della signorina alle casse ho preso 4 bei peperoni rossi, eccoli qua, ve li faccio vedere tutti. Sono costati 3,22 euro. 4 bei peperoni rossi più un grandissimo peperone giallo. Solo questo è costato 95 centesimi, perché è giallo? E perché è giallo e perché vi dico questa, la busta non l'ho aperta io, ma l'ha aperta la signorina alla cassa, perché questi peperoni costano 99 centesimi, 1,99 al chilo. Entrambi io li ho messi insieme nella busta perché sia giallo che rosso costavano 1,99, quindi li ho misticati, insomma, e lei mi ha rimproverato, mi ha detto: signora, colori differenti, buste differenti, viva l'ecologia. Però va così alla Lidl, sono anche molto... il gusto è differente, mi raccomando. Mi raccomando che il peperone giallo è diverso. Ora passiamo a poi ho preso 4 confezioncine di uova bio. Queste uova sono buonissime, veramente. Io addirittura le ho prese, hanno una scadenza lunghissima, guardate, erano fresche. Oh, 99 euro al pezzo. 99 euro? 99 centesimi. Le ho prese che scadono il 4 di agosto. Vabbè, e non quando le ha fatte la gallina? Però diciamolo. Non c'è scritto quando le ha fatte la gallina. Benissimo. Non importa, comunque le ha fatte, l'importante è quello. L'ha fatta una gallina? Noi ne abbiamo potute prendere 4 confezioni. Ci siamo contenti. Poi ho preso, questa la prendo sempre, un gran paccone di mozzarella Lovillo. Allora, io queste le uso per i panini, o per le capresi, o per tutti i piatti estivi, e sta gocciolando. 3,89 euro mozzarella. 3,89 euro, sì. E c'è 1,6 kg di mozzarella all'interno. Perde, ora vediamo perché. E le trovo discrete, non sono buonissime, ma sono discrete. Della stessa linea sono molto buone invece quelle di bufala. Bravissima. Ma siccome le uso all'interno dei panini mi vanno bene perché sono abbastanza asciutte. Poi, reparto salumi, ho preso un bel po' di cose. Allora, ho preso 3 confezioni di prosciutto crudo dal salumiere stagionati. 2,79 euro. 2 11 mesi e 1 14 mesi. 2,79 euro a confezione, costano più o meno. No, l'altro costa 2,99 euro. Ecco, quello 14 mesi. Buoni entrambi. Poi per la mia mamma, che ne è ghiotta, ho preso, sì, lo so, fa male. Sono mia mamma, questo. Ho 84 anni. I cavolini si mangia. Sta benissimo. I cavolini si mangia. La
mortadella, 3 confezioni di mortadella. La mortadella gliela questa daremo. Questa qui Bologna IGP è buonissima e ha anche i pistacchetti. Che dentro. Siamo contenti perché la cosa, la mortadella, se non è il pistacchio. È buona e tra l'altro è come anche il giusto grado. Buona. No, è buona questa, è anche il giusto grado di sottigliezza. La mortadella deve avere il pistacchio. E poi per me ho preso 2 confezioni di petto di tacchino al 2,49 euro l'uno. Questi sono molto molto buoni e appetitosi, malgrado fossero magri. Viva il tacchino! Al reparto macelleria, e quasi stiamo finendo, ho preso una novità, il carpaccio di manzo. Voi lo sapete, a me non piace la carne, ma adoro per controsenso il carpaccio. Ne ho prese 3 confezioni perché in estate è buonissima. Un 100 grammi, 1,79 euro. Guardate la trasparenza, quanto è sottile. E poi è nettissimo, è proprio buono. Non vedo l'ora di farlo con una delle insalate che vi ho fatto vedere prima. Poi, al reparto formaggi, prendo sempre i provoloni Merivio, sono buonissimi, tanto quello dolce quanto quello piccante. Io preferisco 2,19 euro ciascuno. Io preferisco quello piccante, però è buonissimo anche quello dolce. No, quello piccante costa 10 centesimi in più. Hai visto? E poi, perché ci hanno aggiunto il piccante, per me ho preso i cottage cheese, uno light e uno naturale. Fiocchi di latte? Sì. 79 centesimi. Sono 79 centesimi ciascuno e sono buonissimi di questa marca. Forse sono un po' più aciduli della Iocca, però sono comunque molto buoni. Poi. E poi non può mancare, perché non può mancare nel mio frigorifero in estate, la feta con cui faccio tantissime insalate. 1,69 euro ogni panetto da 200 grammi. Vabbè. Buonissime. Gabriele non sa come entrare nell'inquadratura. Poi per la piccola bucle abbiamo preso questo 100% carne allevamenti italiani macinato come di si carne chiama? Bovina. Macinato di carne bovina. Era sui 3,50 euro ed è un buon macinato, mi sembra abbastanza magro. Io sto molto attenta all'alimentazione di bucle. 3,29 euro. Hai visto che era sui 3 euro? Poi per me il gelatino, ho preso le coppette tipo Coppa dei Campioni, quelle bianche e nere. Una coppetta ha solo 93 calorie con 50 grammi di gelatino, quindi come spezzafame è una cosa possibile. Ma dov'è? Coppette, 1,59 euro. Bravo. Mentre per i ragazzi erano in offerta, ne ho presi 2 pacchi, ve ne faccio vedere solo uno perché non voglio tirarli fuori dal freezer, a 1,49 euro, che memoria, ho preso i cornetti, 6 cornetti 1,49 euro. Tra l'altro questi gelatelli sono buonissimi, tutti gelati. Io mangio spesso, lo sapete quale? Lo stecco quello con la liquirizia e il limone, oppure i simili fior di fragola, sono buonissimi. Gelati. Metto in freezer. Mentre a poco i miei capelli si arricciano sempre di più, passiamo invece alle cose secche in scatole e via discorrendo. Gabriellino ha l'unica cosa che ha messo nel carrello è stata questa, i fior di cacao, i simili pandistelle senza olio di palma della Real Forno. Li abbiamo già presi altre volte e sono buoni, oserei dire forse anche più buoni degli originali, perché si sente un euro e 65 la nocciola e 700 grammi 1,65 euro. Gli ingredienti non sono poi così male, insomma non hanno nulla di perché qualcuno aveva un biscottino. No, te lo posso dare. Sempre a livello porcherie, queste le avevo promesse ad Enzo perché me ne ha sentito parlare in un video che ho fatto precedentemente, io non me lo ricordavo. 2,89 euro. A 2,89 euro ho preso queste, ho deciso che ne porterò così, questo gli durerà tutta l'estate, un pacchettino ogni tanto a mare. Tutta l'estate. Fa sempre piacere, sì, perché c'è altra roba. Poi, sempre per Enzino, per le sue colazioni, abbiamo preso il Goody Cow, che è il simil Nesquik fatto dalla Lidl. Ed è buono, ragazzi, sia come ingredienti, certo, allo zucchero alla prima posizione, come sempre, anche nel Nesquik, però è molto molto buono. Pochi ingredienti, tutti controllabili. Enzo il latte la mattina lo prende col cacao. 2 euro. E 0,9. A 99 centesimi a pacchetto abbiamo preso 2 pacchetti di caffè per la moca. Questo Bellarom crema è molto buono, noi usavamo il Bellarom anche per la macchinetta Seco, quella con la polvere libera, e ci troviamo molto bene con questi caffè.
Voi dite, ma state usando la moca? In questo periodo stiamo usando anche la moca, perché facendo molti caffè freddi con le cialdine diventa uno stillicidio, capite bene? Quindi io faccio la moca, la diluisco con l'acqua, metto in frigo e via di caffè freddo. Poi abbiamo preso una confezione di latte scremato, nulla da segnalare, buonissimo, ci piace il mais della Fresciona. Io non lo mangio quasi mai, lo aggiungo a questa Gabriele. Questa Fresciona sembra una facilone, però è una Fresciona, lo sweet corn, ed è molto buono. Io addiziono le mie insalate molto basic con questo quando le faccio per me e Gabriele. Per me tengo la basic, poi a lui nel suo piatto metto le golosità, tra cui il mais, sui 99 centesimi. Io invece sono una che costa molto poco. In questo periodo mi sto abbuffando, tra virgolette, diciamo che sto sostituendo molto le proteine animali con i legumi, e ho preso due confezioni di fagioli. Uno, per sbaglio, fagioli bianchi di Spagna, volevo prendere effettivamente tutti e due cannellini, però vabbè, varierò, e uno cannellini, 35 centesimi a latta, è per un pasto completo, diciamo, perché il fagiolo se mai fa il fagiolo primo di Spagna, e da secondo. Come esce? Olè! Dopo fai olè! Allora, per i tramezzini di Gabriele, quest'uomo così dietetico, salsa tonnata. Gli ho detto, prendi la maionese? No, la maionese no. Ed è spuntato con questa. Perché come si chiama? O si fa del male, bene o niente. Salsa tonnata. A poco più o poco meno, non ricordo, di 1,50€, ho preso 4 lattine di tonno all'olio di oliva. Ecco, 1,45€. Allora, 4 confezioni di lattine all'olio d'oliva, le ho prese belle grandi, con queste faccio i tramezzini ai ragazzi, e soprattutto mi serve una lattina perché devo fare un lavoretto per arte per te. Posare. Per me invece, ma anche per loro qualora li volessero, ho preso 3 confezioni di questo tonno Nyx al naturale, è molto buono, tranci di tonno al naturale sui 2,80€ a confezione, veramente molto molto buoni. Ogni confezione sgocciolato contiene 140 grammi di tonno, quindi una porzione bella, sostanziosa e completa. Sempre per i tramezzini con la salsa tonnata e il tonno, ho preso anche 2 di pane per tramezzini della Certossa. Questo è molto 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 buono. Enzo ne va davvero ghiotto, ma anche Gabriele. È con olio di oliva. 1,29€. Ed è con olio di oliva, molto buono. Per me ho preso 2 cassettine di acqua levissima da mezzo litro. Ancora io tendo a bere in bottigliette da 0,27€ la bottiglietta, perché mi aiuta a regolarmi sul bevuto, e ho pensato di aiutarmi a casa anche con dei bicchieri da birra, bicchieri da birra che sono da 400 ml, quindi me ne farò uno al giorno, no, uno in una giornata. Ah, qua tu ci metti ne la birra. Userò uno al giorno al posto della bottiglietta. Ci metterà la birra. È un escamotage alternativo. Sì, ci metterà la birra. Passiamo adesso al reparto utility, detersivi, casa, questa parte qua. Abbiamo preso a 5,99€ questa lampada LED per le zanzare, LED? Con le resistenze, sì, quelle sì, che quando la zanzara ci entra fa la luce. Ecco, quella, perché ci sembrava un sistema non nocivo per l'aria, soprattutto ecologico, no, perché consuma un sacco di energia elettrica, penso, però più non nocivo per Enzo, per respirare cose schifose. Proviamo di tutto, e proviamo a usare questo. Vi se funziona sapere. Vi faremo sapere. Sì, questo è per le zanzare. Per il nuovo bagnetto per Enzo. Non è bello, questo è per fare i video. Perché per fare no, i video. Ti metto solo se è bello così e ci siamo tutti e due in linea, vero? Abbassati. Per il nuovo bagno, per il video e per Renzino, per farlo arrivare al lavello, abbiamo preso questo sgabellino a 6€, eh? 99. No, scusami. Sì, 6,99€. È delizioso, è color legno e con i mobili del bagno ci sta una meraviglia. Poi andiamo sempre alle reparto utility. Per far sì che Gabriele non si trasformi in un lupo mannaro, gli ho regalato il regola pelucchi naso orecchie.
devo dire che Gabriele non ha, hai grandi cose, no? Tu lo usi più qua per la barba. Nel naso non lo no, so di però che potrebbe servire, poi con l'età sapete, questa cosa si acquisce. 3,99€. Ma mi faceva piacere proprio regalarglielo, per me. Grazie, bei regali. Nel naso, non nella piaga. Adesso. Ah, poi abbiamo preso per attaccare una barra LED sotto al gradino del bagno, perché specialmente per i miei primi tempi, per mia madre, magari se la notte va in bagno non si ricorda il gradino e voilà, si catapulta. Abbiamo preso 1,99€ questo scotch biadesivo della Huhu per le grandi, per i grandi pesi. Ma perché Huhu? Non è Huhu? Huhu. Non lo so. Lo scotch biadesivo, ottimo. C'era anche il Pattafix, c'erano tante cose. Poi ho preso una cosa che fa sempre comodo, le salviettine della Sempre, le salviettine intime quando siamo fuori. Queste per Enzo, ma non solo, sono sempre 99 centesimi. E per le donne, lo faccio vedere così en passant, vi consiglio questi. 1,11€. Sono molto molto buoni. Uso pure io. Migliori dei Lines secondo me. Poi io con i cotton fioc della Cien non ho mai fortuna, questo pacco mi si è sfracellato nella busta, infatti qui ho bastoncini cotonati che ovviamente non reinserirò. Di 300 ne saranno rimasti la metà, però ho preso i bastoncini colorati della Cien con cui mi trovo molto molto bene, così come mi trovo a meno di un euro, così come mi trovo molto bene sempre a meno di un euro con il deodorante hot pink senza alluminio cloridrato della Cien. Sempre della Cien, ho sbagliato mi pare, perché io uso quello rosa, questa volta ho preso quello azzurro, non chiedetemi perché, i fumi del caldo. Ho preso il solvente per le unghie, è sbagliato di poco. Sì, rosa e azzurro. E naturalmente i pad cotonati, i dischetti cotonati, i makeup pad della Cien. Quelli misti, non quelli tutto quelli cotone. Quelli misti, poi. Li preferisco. Sacchetti della spazzatura. Passiamo ai detersivi, sacchetti. Vabbè, del parto dei detersivi. Poi spugnette per la cucina, queste sono molto buone, una giusta grandezza, una giusta consistenza. E la cosa buona è che il verde non si va perdendo, non si perde la paglietta e non si stacca la parte gialla dalla parte verde, ottima. Poi ottimi i foglietti a chiappa colore della Formil, io ne metto sempre due o tre, no mai uno, ma di nessuna marca, e fanno il loro lavoro, lo fanno a chiappa bene. Il colore, sì sì. Poi bagno nuovo, tavolette per il WC nuove, igienizzanti, sì. Al profumo di queste, limone so. Della V5. Se voi le usate 1,09€. 1,09€, se voi le usate ditemi come sono, io queste non le ho mai prese. Ho preso il vetri multiuso della V5 per la vetrata del box doccia, perché ha l'antigoccia, questo voglio vedere antigoccia, se funziona. Vediamo se va. Per la rubinetteria, farla durare il più possibile, ho preso il Viacal, quello normale. C'era anche della V5, però questo mi è piaciuto perché era profumato con Ambipure e poi era in offerta, quindi l'ho presa a 2,70€ mi pare. Poi lo sgrassatore universale V5, questo vi posso dire già com'è perché lo uso sempre, è ottimo. Sgrassatore 1,39€. 1,39€, molto conveniente, un bel litro. Poi? Per la tazza, per l'igiene della tazza, ho preso il V5 gel con candeggina, sbianca e pulisce a fondo. E per i pavimenti è comunque sempre a 99 centesimi mi pare di averlo preso, o un euro e qualcosa. Mentre sempre per i pavimenti ho preso questo della V5, di cui ho sentito il profumo, wow, 95 centesimi. A 95 centesimi questo robo fa un profumo pazzesco, se lo tiene sui pavimenti è il top. Finito con la Lidl, adesso passiamo all'IKEA, perché all'IKEA. Ieri abbiamo fatto una capedina all'IKEA per comprare la striscetta LED di cui vi ho parlato prima. Ci sei amore? Sì. Le gambe reggono, okay. E abbiamo preso qualcosina anche all'IKEA, okay. A 3,50€ cada uno, 3 tranci di salmone. Allora ne ho preso uno per Enzo al naturale, questo è salmone affumicato buonissimo, un trancio intero, e questo invece col pepe verde, col pepe in grani per me e Gabriele. È un secondo, guardate, vi faccio vedere com'è.
è un trancio, un bel secondo completo nutriente, è buonissimo ragazzi, se non lo provate, se non lo conoscete provatelo, lo vendono anche alla Lidl questo. Non sei in frigo? A 9 euro, dove sei? Gabriele è vicino al surgelatore, a 9,90 euro ho preso 4 tranci di salmone da fare al forno, al vapore, buonissimi e comodissimi da tenere in freezer. Sono anche porzionati a 125 grammi a bastonciolo, è un trancio intero. A 2 euro e qualcosa ho preso anche 2,39 euro forse queste due zuppe di cereali, sono mix di cereali, questo con funghi e porcini essiccati e spezie e questo invece con spezie ed è più agretto perché è con limone. Devono essere buonissimi, contengono grano, orzo, avena e segale entrambe e poi si distinguono. Devono essere buonissime! Va bene, e poi ho preso quello che è secondo me in Ikea è eccellente, hanno aumentato il prezzo perché prima erano 99 centesimi e ora sono 1,50 euro a pacco, hanno aumentato il prezzo delle patatine. Siete dei grandissimi! Però le patatine Ikea sono veramente buone, queste non sono tutte per noi, un pacco le devo regalare a un'amica che me le aveva chieste. Veramente? È un pacco, e chi è? Sono per noi. E chi è questa amica? Allora, e sono fatte con olio di girasole, sono fritte in olio di girasole. Bene ragazzi, grazie, questo è stato tutto il nostro svuota lo spesone. Noi siamo una famiglia con tante esigenze familiari. Allora, ma si deve dire il prezzo di quello che si è speso? Vabbè, abbiamo speso in totale, se lo possiamo dire, non è un segreto, alla Lidl 128 euro e all'Ikea mi pare 28. Quindi 160 euro, 160 euro di bontà, c'è anche tanta roba di qualità perché se consideriamo che c'è il salmone, ci sono tante altre cose, ci sono tutti i secondi. Per una, questa spesa mi durerà dieci giorni perché poi c'è anche due cassette d'acqua, 10 giorni, che c'è. Devo dire una cosa, adesso hai capito cos'è? Cosa? Questo video? Sì, adesso ho capito, bravo, bella domanda, adesso ho capito che cos'è questo video e devo dire che mi sono veramente divertito. Userai lo sgabello? Ti prego, usa lo sgabello perché sennò la mia schiena non ne vuole più. Così lo posso spaventare. Quindi, bene, benissimo, noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole, però se lo fai così il video ti viene meglio. Ciao!